come fai a tirare i soldi ai clienti? A me? Che c'entro io, scusa. La mia risposta a questa domanda è gli fai una presentazione bellissima. Le fai sognare, dici, la pizza e il pane lo vorranno tutti perché è facilissimo. E quando entri su quel sito, senti già l'odore. And I like the trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toy. Benvenuti in questo nuovo incredibile set, per questo nuovo incredibile appuntamento nuovo di Caffè Design, dove ci prendiamo la briga di cercare di capire un po' qual è la professione del designer che più vi si addice, o meglio, più che altro, però perché vogliamo sviscerare un po' appunto cosa vuol dire essere designer e rispondere un po' a quelle domande che molto spesso ci fate su come orientarsi verso questo mondo, tipo cosa posso fare, cosa devo studiare, dove devo andare, posso essere compagno di Nanni o lavorare quanto con lui, guadagna, quanto trova clienti, è una, eccetera, è una puntata tematica verticale. Bello. Su un tema, oggi è quella di come fare il designer nel 2022. Esatto, ufficiale, definitivo, guida ufficiale, molto certificata. Bene, molto bene, molto ovviamente bene. Sì. Non è il designer in generale, ma UX UI designer, che Riccardo ci sì, appunto, perché di designer ci stanno mille tipi, noi nel titolo siamo stati generici, anche noi tre siamo di tipologie diverse. Tipologie diverse, siamo terra, fuoco, terra, e acqua. E aria. Okay. Nanni fa service design, Giuliano fa graphic design, fa branding e io faccio UX UI. Oggi parleremo più di UX UI, che è un po' la professione che sta andando maggiormente, perché le persone si sono rese conto che i siti a volte non sono semplicissimi, i siti o le app, o comunque le aziende si sono rese conto che è un'esigenza aiutare le persone che visitano i propri siti, siti archeologici, giusto? Sì, assolutamente sì. Okay, farli funzionare meglio. Sì. Allora, innanzitutto, che cos'è la UX, lo UX designer? È la professione che si occupa di progettare le piattaforme digitali. Bene. Piattaforme digitali, appunto, sono siti web di cui parlavi prima, ma anche app, ma anche la biglietteria automatica del totem. L'usabilità. Una piattaforma digitale. Lo UX, User Experience Designer, si occupa dell'usabilità, cioè di tutta la parte di come l'uomo interagisce con questa piattaforma digitale fatta di schermo. Fatta di schermo. Quindi UX UI, UX è User Experience, sta per User Experience Design, quindi la progettazione dell'esperienza utente. UI, User Interface, dall'inglese, Giuliano. Sì, che è quindi la progettazione della interfaccia utente, quindi di quello con cui si interfaccia l'utente. La differenza è che uno solitamente è una parte più grafica dell'interfaccia, quindi lo User Interface. Con tutti i colori, con tutte le cose. Mentre invece lo User Experience ha una parte più tecnica, se proprio vogliamo andare nello scientifico, esatto, dove ti dove decidi dove il posizionamento degli elementi, come dirigere l'utente verso l'acquisto tramite un flusso d'acquisto, quindi compro, metto nel carrello, vado nel carrello, lo metto a destra, queste robe qua. È buona. Sono quelle cose che fanno scristare un po' le persone solitamente, cioè quelle della UX, no? Dove magari tu metti cosa nel carrello, poi non trovi il carrello per dirti, l'ho messo sopra, sotto, poi fa la differenza, cosa che fa incazzare breccia molto spesso. Tantissimo. La differenza tra un sito che poi dopo, alla fine, se parliamo di un e-commerce banalmente, un sito che vende molto facilmente, quindi compri, è un sito che ti fa scristare o male. Comunque comunicare semplicemente la cosa giusta. Tu giù hai fatto il sito del festival del genere, lo posso mettere qua in overlay? Ma sì, ma mettilo, anche perché quello là l'hai fatto tutto tu e comunque avevi come obiettivo magari non far andare l'utente da una determinata parte, ma comunicare nel modo migliore. Esatto, era un sito tutto in modo molto semplice. Che tipo di informazioni mostrare, che priorità dargli alle informazioni in modo tale che arrivino tutte quante. Voglio fare un esempio nel mondo reale. Quindi viene un cliente da te e cosa ti chiede? Ti chiede di rifare un sito, di rifare il proprio sito. E poi cosa succede? Facciamo un roleplay. Ciao, sono Gianni. Bello, mi piace. Facciamo un roleplay casuale, così, quella proprio terra-terra, semplice. Ciao, sono Gianni, ho una panetteria. E-commerce di pane. Io faccio il pane, lo devo vendere in Australia, va bene? Non ti preoccupare come faccio arrivare da Avellino all'Australia. Pane pugliese. Pane pugliese, da Avellino. Pucce pugliese. Come puoi aiutarmi? Okay. Mio cugino mi ha detto che tu sei forte, però mi ha detto. No, il sito c'è, ma merda. È proprio. Sì, non si capisce niente. Non vendo niente proprio. Anzi, mo chiudo.
aiutami, ti prego. Dammi una mano, sì. non andrà molto bene così. Sì. Fai tu. No, quindi appunto, diciamo che vuoi rifare il sito a questo punto, bene, perché già te l'ha fatto tuo cugino, certo, però non funziona proprio bene, e quindi so, decidiamo di rifare il sito. A questo punto si fa un innanzitutto si capisce quanti soldi c'hai, cioè come no, perché comunque si deve capire il tempo e i soldi sono le prime cose che vai in base ai, no, soldi capisci anche la mole di lavoro, certo, quanto puoi andare in profondità, di capire, perché poi un sito per un'attività specifica, quindi un panettiere che magari ha poche referenze, no? Avrà due tipi di pane, tre. No. Comunque non si dà abbastanza a fare, è contenuta, no? Bene, okay. No, puoi farlo sia da una settimana che in un mese. Capisci? Cosa può variare? Cosa varia? Varia il tempo a disposizione, okay, e quindi la profondità con cui vuoi analizzare le cose. Comunque, in generale, al cliente cosa presenti? Di solito si fa sempre un wireframe, si presenta, esatto, una struttura molto molto semplice del sito, di solito in bianco e nero, con dove vai a mostrare, ok, in questa parte alta faremo vedere questo, faremo vedere i surfisti, dall'altra parte faremo vedere l'Italia, eccetera eccetera, i pulsanti saranno di qua, tu gli fai vedere questa struttura, ci saranno tutte le chiamate col cliente, me la provi, non me la provi, una volta approvata, da, esatto, da questa parte molto molto schematica si passa a quella successiva, che appunto quella più, esatto, visiva. Quella del wireframe è praticamente un escamotage, no, se proprio vogliamo dire, per conversare con il cliente su uno step prima di dire no, il bottone non mi piace qui, non mi piace rosso, questo testo lo cambierei, ma iniziare a capire la struttura della pagina e come la pagina contiene gli elementi, quindi la foto prodotto deve avere una descrizione sotto, ci deve essere 5 foto prodotto per ogni prodotto, ci deve essere un hero banner all'inizio, quindi una grande foto di campagna all'inizio, e questo qua è la parte, diciamo, di wireframe, che tu non metti contenuti, quindi non utilizzi la foto di campagna in quella fase, ma ci metti un rettangolo nero, cioè ci, esatto, metti un rettangolo e dici qua dentro c'è una foto, un placeholder, quindi, esatto, un placeholder, e ci metti sotto il testo, dici questo sarà un testo breve, qui c'è un titolone, poi clicchi qui e vai nell'altra pagina. Altra domanda proprio facile, strumenti, quali sono i software che si utilizzano? Questa decisamente tecnica, però quali sono gli strumenti? Allora, ci sono tutti quelli di prototipazione, quindi da Figma, che si va tanto, Adobe XD, InVision Studio si utilizza, spero di no, però sì, XD di Adobe, ce ne sono infiniti. Poi ci sono ci sono tutti quelli di collaborazione, quando si decide ancora, per esempio, se hai un team e devi decidere effettivamente cose, contenuti da mettere nel sito, poi c'è Miro, Mural, FigJam. Esatto. Fondamentalmente si dividono in grandi mega gruppi. Puoi bilanciarvi su questo? Perché io non li seguo, sono un lupo solitario, faccio tutto da me. Tu fai tutto su Illustrator. Io faccio tutto su Illustrator. Qualsiasi cosa, ti serve un menu Illustrator, ti serve Illustrator, ti serve un invito per Illustrator. Tu cosa usi? Il tuo preferito? Io Figma, quando purtroppo ormai faccio veramente tutto. Però tu eri un XD lover. Sì, lo so, però Figma è veramente molto più merdino. Io userei il per tutto Figma, ma purtroppo devo usare Mural. Purtroppo per chi, scusa? Merda. Per l'azienda, per perché le aziende comunque di solito comprano questi prodotti e quindi e ti attacchi. Fondamentalmente sono tutti uguali. Okay. Però alcuni funzionano meglio di altri per piccole cose, no? Quello che preferisco di più io è Figma, perché c'ha sia la parte di collaborazione che abbiamo detto prima, che invece sono obbligato a usare Mural, che la parte di disegno, che è quello che fa XD, Sketch, eccetera. Bene, venite incontro. Ed è online, puoi condividere, puoi commentare. Non ci serve l'app. È molto, è molto. Un'altra domanda, in realtà molto, molto semplice, Giuliano, la chiedo a te: con chi lavori? Nel senso, devo fare un sito. Quali altre figure ti potrebbero servire? Sicuramente ti servirà uno sviluppatore. Vabbè, indubbiamente uno sviluppatore, l'abbiamo detto prima. Sì, allora io intanto ti faccio i siti, per quanto non mi faccia impazzire come cosa. Anche app ho fatto delle perché volte, c'è molta richiesta. C'è molta richiesta, sì, io lo odio perché c'è molto tecnicismo. Io sono un po' più artista su queste robe qua. Vabbè, comunque
una parte, cioè figa, una parte figa che è anche creativa, sicuramente sei copywriter, magari appunto sulla parte di copy, quindi testi eccetera. E no, spiega la parte di copy, che vuol dire il copywriter, la parte, cosa fa? Il copywriter è quello che ti riempie tutti i blocchi di testo, possono essere tagline, nei banner hero, ma tutto quanto il sito, fino a tutte quelle parti di sito che la gente, anche i termini e condizioni d'uso, parti coperte di una complessità devastante. Sia quelli però di campagna. Sia quelli di campagna, cioè, che appunto sono quelli più, appunto, quelli più fighi, appeal, cioè la parte figa del lavoro. Capisci, no, la UX writer è la tagline, sì, esatto. Tecnicamente. Perché poi ci sta l'UX writer, che invece è quello che si occupa magari dei microcopy, che è quello che decide per quel genere di persone, scriviamo procedi invece di andare avanti. Perfetto. Oppure yam ya. Ah, bellissimo, avanti. Questo lo voglio su nel quel tasto sito, avanti, sul mio sito, vorrei. Nel tasto avanti del sito Yamaya, Yamaya, perché perfetto. È il sito del Napoli. Perfetto, non fa la piega. Poi che altro non mi viene così, soprattutto io come persona. Vabbè, illustratori, fisica, a volte sì, ci sono illustratori che quindi creano tipo chiunque. I contenuti, no? Illustrati all'interno di una pagina. Motion designer, cioè, esatto, insomma, motion designer, 3D art, 3D art, cioè puoi mettere in mezzo chiunque essenzialmente, sì, sì, quando fai operazioni digitali del genere. E il limite è la fantasia e i soldi, immagino. Esatto, cioè, esatto, quello. Esatto, che è il gancio alla prossima domanda: quanto si guadagna da designer? Allora, anche qua è una domanda molto ampia, però che in realtà possiamo dare più o meno delle indicazioni. Cioè, si entra, poi chiaramente dipende da tre fattori, dipende dalla seniority, se sei un senior designer o un junior, certo, cioè comunque aumenta. Esatto, dipende dal posizionamento geografico, sicuramente gli stipendi a Milano sono diversi da altre città e da... Cioè, sì. Stipendi... Beh, no, dai, dipende. Ma Milano sicuramente... gli stipendi sono regolati dal... Attenzione. No, sono regolati dai contratti, sì. Tipo il contratto del commercio, contratto... Cioè, sono contratti nazionali, okay. Quindi più o però meno all'inizio... Però magari le aziende più grosse possiamo ipotizzare che siano... Durante i primi tre anni sono quasi sempre tutti uguali, cioè sono tutti allineati. Dopo è come cambia. Dici tu, okay. Perché effettivamente inizia a esserci un mercato dove le aziende ti devono prendere, no? All'inizio, primo anno, più o meno ti ritrovi con un contratto nazionale regolare, cioè uguale... in teoria uguale. Vabbè, vuoi cacciare la cifra a per favore, più o meno. Dai, inizi junior, appena inizi da 21.000 euro l'anno, sì. A 25, che sono 1.400 al mese, 1.200 1.100 1.200 1.200. Ok, va? Perché in Italia si pagano un sacco di tasse. Vai, quindi dai il primo lavoro vai dai 1.100 ai 1.400 secondo me. Sì, ma esatto, poi ci sono pure aziende dove vai benissimo. A 1.600, cioè, inizi. Ci sono, certo, aziende, certo, di consulenza dove guadagni all'inizio, appena entri, se riesci a entrare, 1.700, 1.800. Però non uscite da questo ufficio prima delle 23. Esatto. E... è sempre il trade off, vabbè, sì, ci nessuno sta, ti regala niente nella vita, fino ad arrivare. Allora, secondo me, poi dipende anche se sei freelancer, magari no, aspetta, finiamo il discorso, okay. Questo qua è il lavoratore anni, dipendente, poi andai avanti. Dopo tre anni di solito fai da 21-25, passi a 25-28, poi 28-32, e poi sky's the limit, sempre 1.000 euro l'anno. Che non sol- mi dire, no, sono US, no, 32 cosa dollars, banane, certo. Giustamente, va bene, okay. E poi via verso e il poi cielo, esatto, poi dipende dall'azienda. Poi dopo inizia più un mercato cioè proprio un mercato di contrattazione, dove ti sposti da una parte e inizi a contrattare un po' più sul prezzo, quindi lì non si sa. Cioè, sì, puoi avere due persone di 30 anni, di 32 anni, che uno guadagna 80.000 euro, l'altro 40. Sì. Cioè, quindi non è più così naturale. Per il freelancer è diversa la situazione. Anche là, sky's the limit. Pedali con le tue gambine. Pedali, puoi guadagnare davvero 1.000 euro. E soprattutto euro lo scatto di carriera lo capisci da solo. Cioè, sì, ma momento quanto in costa cui... un sito? Lo sai che è da me, io sono venuto a chiedere a te, scusa, che vuoi da me? Come fai a tirare i soldi? Questa è un'intervista. A me? Che c'entro io, scusa. Gli fai la mia risposta a questa, sì, domanda è gli fai una presentazione bellissima. Ah, sì, beh. Gli fai una presentazione galattica, gli fai vedere altri. Fai sognare. Dici, la pizza e il pane lo vorranno tutti perché è facilissimo. E quando entri su quel sito... senti già l'odore.
In che senso? Possiamo mettere l'odore nel silver? Ci mettiamo un copy incredibile che ho scritto senti già l'odore. Senti già l'odore. Va bene, questa cosa non potete usarla nei vostri siti. Poi c'è altro? Ultima che... domanda. Vai. No, no, ultima andiamo avanti. No, prego, prego, prego. Ultima domanda è come si diventa designer, UX, UI designer? Perché, allora, chiaramente è una professione relativamente nuova. Quando andavamo all'università noi non c'erano non esisteva, corsi. Sì, ma adesso ci sono i corsi. C'è. Ci sono vari ma modi. Ma in verità esisteva, però non era... Si chiamava diverso. Si chiamava digitale. No, no, era user center design. Entusiasmo, cioè, è vero. User comunque, center. Sì, e poi tutto quanto era dentro questo calderone esatto. generico. Esatto, sì, esatto. Sì, è vero, è vero. Adesso la professione a parte, ci sono dei corsi a parte, chiaramente ci sono varie strade. Perché c'è molto più da imparare. C'è l'università, ci sono corsi privati, c'è cioè anche YouTube, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche dei master. Certo. Oggi parleremo anche dei master. Vai. Ma parleremo dei master di Talent Garden. Il Talent Garden, come sapete, nasce come spazio co-working, ma poi si è allargato, è diventato un innovation school e offre appunto dei corsi per diventare UX designer e UI designer. Mm-hmm. Nello specifico ha tre master. Sì, esatto, uno in particolar modo è full time, è UX Design Master. 14 settimane. 14 settimane o a Roma o a Milano e ti spari il super corsone bello intensivo su UX e UI. Le lezioni sono sia online che appunto in sede, decidete se è o a Milano o a Roma. Niente di meglio. Gli altri due invece sono part-time. Sono part-time, magari lavori, magari hai altro da fare, magari vuoi specializzarti quando appunto non stai lavorando. Magari stai studiando. Magari stai studiando già, oppure esatto. sei già designer e vuoi ampliare le tue capacità. Le tue capacità. Questi appunto sono due, uno focalizzato su UX, uno focalizzato sulla UI, durano 6 weekend, quindi 6-7 weekend, perfetto, quindi tranquillamente un weekend vi prendete e fate i vostri corsi e vi pompate come i pazzi all'interno di questi corsi part time. Però Breccia, io so che qua c'è anche un'altra figata in mezzo a questa storia qua, esattamente, che ha a che fare con i docenti. Sì, no, che i docenti sono professionisti, che è una cosa fondamentale, ecco, certo. È una cosa che nell'università un po' rimpiangevamo a volte, in effetti sì, in effetti sì. No, e questa è la cosa fondamentale, che effettivamente hanno casi di vita vera e soprattutto nei casi del full time, del corso del master full time, è proprio coprogettato da, in questo caso da Sketchin, e anche seguito, che è una delle agenzie di consulenza design più importanti in Europa. Sì. Tra l'altro, cosa incredibile, il master di UX design ha un placement rate del 99%. Cosa? Sai che cos'è il placement rate? Dimmelo, ti prego. Anche se dopo lavori. Dopo lavori. Esatto, no, è quella percentuale delle persone che dopo il master sono riuscito a trovare lavoro. Bam. A volte vengono assunte a volte anche proprio prima di finire, beh, questa è una cosa incredibile, prima di finire il master. Boh. E tra l'altro le aziende partner sono grossissime, cioè Luxottica, c'è Sketchin appunto, c'è Design Group Italia, Huawei. Tra l'altro, appunto, visto che menzionavamo prima il master, quello lì full time, il tirocinio è garantito con l'azienda partner. Sì, sei mesi boom, dentro, retribuito, sei. Credibile. Ma io sto andando a fare, scusa. Quindi si autofinanza. Meraviglioso. Probabilmente sì. Figo, bomba, bravi, bellissimo. Tra l'altro i spazi sono molto fighi, i Talent Garden in giro per l'Italia sono estremamente belli. Per cui sì, potete andare là, potete fare potete conoscere gente. Io sono stato là un anno ed è effettivamente... Potevate conoscere Breccia. Beh, vedi un po'. Sì, qualcuno mi ha conosciuto e ho conosciuto altrettanto professionisti, persone che stanno lì effettivamente a lavorare e a fare. Bello, 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 un bel ambiente, figo, bombata. In ultimo direi di chiudere questa puntata con un po' di considerazioni sul futuro. Le figure professionali, quindi lo UX e lo designer, stanno crescendo un sacco perché c'è sempre più esigenza. E tra l'altro una cosa interessante, qualche tempo fa pensavo appunto che la figura del designer dei siti potesse un po' scomparire, perché in qualche modo stavano nascendo quei siti per fare siti così semplici, no? Che uno diceva cavolo, anche il panettiere lo può fare. In realtà è andato un po' in controtendenza e non è che non stanno andando questi city builder, però le aziende stanno capendo che fare una roba custom è sempre più importante, quindi fare il sito come lo vuoi tu, col flusso che vuoi tu, è diventata veramente una cosa fondamentale per il proprio business. Benissimo ragazzi, quindi spero che siamo riusciti a chiarire un po' le cose principali riguardanti questa professione. Se avete altre domande in merito a questo, chiavatele sotto, scusate, chiavatele, mettetele. No, su cosa volete dei prossimi approfondimenti che ci rimettiamo in questo salottino. Ma se non lo volete, non scrivete. Beh, no, tienetelo per te, direi, no? Fa così. Sì, esatto. Vi lasciamo anche il link del Talent Garden se volete effettivamente approfondire, se volete chiedere, fare domande a loro e sapere se effettivamente fa il caso vostro, ve lo lasciamo qua giù. Bene. E niente, noi ci vediamo direi lunedì. Bella, assolutamente sì. Ciao belli! Ciao!